Radio Radicale, siamo con Fabio Tarzia, docente di sociologia delle religioni alla Sapienza di Roma, per parlare di un libro che è uscito da una settimana, ma che è stato concepito, diciamo, anche il titolo è stato concepito prima della scomparsa di Benedetto XVI. Il libro si intitola Benedetto contro Francesco, edito da Meltemi, che è una collana, credo, della casa editrice Nimesis. Allora, il libro è quanto mai interessante sia per, diciamo, il titolo che invoglia a leggerlo e anche per il sottotitolo, Una storia dei rapporti tra cristianesimo e media. Allora, perché ha voluto indagare questo rapporto e soprattutto che cosa è stata la Chiesa dei Due Papi? Ho letto che nel risvolto di copertina lei parla dei due papi che hanno incarnato i due volti di Cristo. Allora, siccome da qualche cattolico una valutazione di questo genere potrebbe essere un po' come una bestemmia, le volevo chiedere com'è nata l'idea del libro e soprattutto perché questa intuizione di dare questo titolo ancora prima della scomparsa di Benedetto XVI. Sì, grazie dell'invito innanzitutto. Dunque, il titolo fa riferimento, è vero, ai due papi, ma in realtà si potrebbe anche interpretarlo in maniera diversa, cioè non solo i due papi, ma i due santi, no? San Benedetto da Norcia e Francesco d'Assisi. Ma in realtà queste figure che ho appena delineato, che ho appena descritto, incarnano due archetipi, veri, due veri e propri archetipi del cristianesimo, sin dalle origini, sin dai Vangeli. Un cristianesimo, Quindi cioè. riguarda tutto il Sì. No, cristianesimo, non il cattolicesimo. è il cattolicesimo, soltanto che, come è ben noto, fino al 1500 il Sì, cattolicesimo e il cristianesimo coincidono, no? Poi con la grande certo. riforma protestante abbiamo un discorso completamente diverso. Sin dai Vangeli, in realtà, noi possiamo individuare due atteggiamenti tipici del cristianesimo. Il primo è un atteggiamento apocalittico, chiuso, i cui membri possono definirsi dei predestinati in attesa della fine. Ed è un cristianesimo che parte dalla matrice ebraica, soprattutto apocalittica ebraica. E poi ce n'è un altro di cristianesimo, che è quello di Paolo di Tarso, del Vangelo di Luca, per esempio, che invece immagina un cristianesimo non semplicemente per gli ebrei o per i cristiani, ma per il mondo, cioè un cristianesimo della missione, un cristianesimo che deve portare il verbo e la salvezza a tutto il mondo. Da quel momento questi due modi di concepire la nascente religione si incrociano e si aiutano a vicenda, consentendo al cristianesimo appunto di far riferimento di volta in volta alle realtà storiche che cambiano. Cioè, com'è possibile che una religione così complessa abbia resistito per 2000 anni? Proprio perché è una religione che io definisco bipolare, cioè ha due grandi atteggiamenti che le consentono, scegliendone di volta in volta uno, di rapportarsi alle trasformazioni storiche. Posso fare un paio di esempi. Il cristianesimo nasce con Paolo di Tarso come religione di espansione ed ha il grande spazio omogeneo dell'impero romano. Nel momento in cui finisce l'impero romano e lo spazio non è più attraversabile, quindi la missione non è più possibile, ha bisogno di tornare a quell'idea chiusa e apocalittica di attesa della fine dei tempi. E questo è possibile proprio perché al suo interno ha queste due anime che di volta in volta, spesso anche in contrapposizione fra di loro, prendono il sopravvento. Quindi noi non dobbiamo pensare semplicemente ad una chiesa, come spesso si dice da parte laica, tradizionalista e progressista, e sono due concetti che nel mondo cattolico funzionano molto di meno, ma come una chiesa che ha proprio questi due volti, che di volta in volta vengono utilizzati, vengono perseguiti, diciamo, vengono manifestati. Benedetto XVI, da questo punto di vista, è il primo papa dopo la Chiesa imperiale, quindi di conquista di Wojtyla, che si deve rapportare ad un mondo completamente diverso, cioè un mondo della globalizzazione, dello spazio aperto da conquistare. L'atteggiamento di Benedetto, da quel punto di vista, è un atteggiamento che va a recuperare proprio questo stile apocalittico, la Chiesa del silenzio, dell'attesa. Attesa di cosa? Che il mondo si renda conto della Chiesa come testimonianza della vera fede e torni ad essa. E le dimissioni di Benedetto
probabilmente oltre a derivare da questioni che sono ben note, diciamo, no? Scandali, contrasti interni di carattere politico, ha anche una motivazione di carattere politico più generale, e cioè quella sua visione del mondo e della Chiesa è ancora possibile e attuale in un mondo completamente cambiato o no? Secondo me le sue dimissioni prendono da una grande presa di coscienza che la sua idea di Chiesa non è più in grado di reggere questa trasformazione, e quindi lascia il testimone a Francesco, che non a caso è il massimo, diciamo, esponente odierno di quel volto di Cristo di cui parlavamo prima, aperto e di missione. Allora, quindi secondo lei la Chiesa cattolica è più democratica di quanto la si voglia descrivere, perché riesce a cambiare interpretando i tempi, punto interrogativo? Questa è una domanda molto bella. Non so se utilizzare il termine democrazia in una struttura oligarchica, no? Quindi è chiaro che, certo, questo... Però lei mi ha parlato di due tendenze che sono molto diverse, allora io che posso... implicano una, sì, dialettica diversa. Esatto, una grande visione politica. Ecco, io direi che l'unica istituzione politica di alto livello rimasta al mondo è probabilmente quella della Chiesa Cattolica. Il Sacro Collegio, nel momento in cui decide di passare il testimone a Bergoglio, fa un dibattito, una discussione profonda che nei nostri partiti, per esempio, oggi è difficilmente riscontrabile. Faccio presente che il nome di Bergoglio era già tra i papabili del conclave che poi elesse Ratzinger. Certo. Ecco, poi scelse un periodo di transizione, come fa spesso, ma dopo la presa di coscienza di Ratzinger, secondo me, è venuta fuori una consapevolezza, per l'appunto democratica, perché lì ci fu un dibattito molto aperto tra i cardinali, insomma, cioè tra le menti, no, della Chiesa Cattolica, di come uscire da questa situazione drammatica. E la soluzione fu veramente rivoluzionaria, perché io faccio presente una cosa che non si dice spesso, e cioè che Papa Bergoglio è un gesuita, è il primo Papa gesuita della storia. Noi sappiamo che i gesuiti vengono volgarmente definiti come i neri corvi della Restaurazione, in realtà i gesuiti nacquero nel 500 proprio per portare la missione negli altri continenti, cioè è l'ordine più esperto nella espansione e nella comunicazione. Nel mondo di oggi un Papa che si muove con un'idea di comunicazione molto moderna è fondamentale nella missione. Sì. Ritiene che ci siano state fasi di cambiamento così accentuate nella Chiesa Cattolica come l'abbiamo vista nel passaggio da Benedetto XVI a Papa Francesco? Se può, diciamo, ricordare altri esempi di alternanza in Vaticano alla guida della Chiesa Universale? Lei si riferisce al Novecento o nella Chiesa? Nella Chiesa, nella storia della Chiesa. Allora, nel Novecento chiaramente ce n'è un passaggio decisivo, che è quello da Pio XII a Giovanni XXIII. Ecco, no? Può essere paragonabile a quello che... Da un certo punto di vista sì, nel senso che Giovanni XXIII era concepito come un Papa di transizione. Ecco, questa forse è la differenza. Bergoglio non è concepito come un Papa di transizione. La Chiesa normalmente, quando cerca la transizione, cioè di... diciamo acquistare tempo, lo perde, no? Nel caso di Giovanni XXIII non si rese conto che invece da quel Papa poteva arrivare una rivoluzione. Qual è la differenza? È che l'idea di rinnovamento di Giovanni XXIII è concepita all'interno di un mondo che ancora è in difficoltà nell'accettare un messaggio del genere, ed è un mondo fortemente bipolare, quindi la missione, l'espansione in un mondo bipolare, che per metà era comunista, lo ricordo, era sovietico, era molto difficile. La missione di Bergoglio è allo stesso tempo, è allo stesso modo rivoluzionaria, ma all'interno di un mondo che per certi versi la può accogliere maggiormente rispetto a quello di Giovanni XXIII. Senta, noi possiamo definire Pio XII, Paolo VI e anche Benedetto XVI come pontefici dell'incomunicabilità. Loro hanno avuto difficoltà ad essere capiti e interpretati rispetto a Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Scusi se faccio questo salto, ma forse mi sembra opportuno. Sì, da un certo punto di vista. Diciamo questo, allora, innanzitutto la Chiesa Cattolica e il Cristianesimo sono da sempre, come io cerco di spiegare nel mio libro, molto attenti ai media e alle comunicazioni, perché per media noi non intendiamo naturalmente i media elettrici, soltanto i media elettrici.
l'oralità, la scrittura, la spettacolarizzazione sono dei medi a tutti gli effetti, e la Chiesa Cattolica e il Cristianesimo da sempre hanno un'attenzione a tutti i media. Ecco, il Cristianesimo potrebbe essere definito una religione bipolare e multimediale proprio per questo, di volta in volta seleziona i media più adatti. Ora è chiaro che nel momento in cui, e qui vengo alla sua domanda, nel momento in cui questi papi di cui lei ha parlato si trovano di fronte ad un ambiente mediale completamente cambiato, che è quello elettrico, quello della radio, della televisione, del cinema, che non è neanche più governabile dal centro per certi punti di vista, non è più capace di emettere un messaggio ai molti che viene poi controllato, è chiaro che la difficoltà aumenta. Ci sono dei papi che da un certo punto di vista si sono mostrati impermeabili a questa rivoluzione. Pio XII in realtà capisce da grande intellettuale la trasformazione, ma probabilmente è un uomo veramente di un'altra epoca che non riesce a portarla a termine. Benedetto XVI la capisce molto bene, in realtà Pio VI, non scappo alla sua domanda, Pio VI ha un compito terrificante, che è quello di attuare... Paolo VI, sì. Cosa ho detto? No? Pio VI. Paolo VI, scusi. Paolo VI ha un compito terribile, che è quello di attuare il Vaticano II, quindi ha i suoi problemi anche dal punto di vista di immaginare e ideare una nuova comunicazione. Benedetto XVI, secondo me, che è un papa di straordinario, è stato un papa di straordinario livello intellettuale, come ben sappiamo, non è che non capisca quello che sta succedendo, è che lui non ce la fa proprio da quel punto di vista. Cioè lui immagina una chiesa che come massima forma di comunicazione ha il silenzio, perché è ieratica, sacrale, e quindi presuppone appunto che gli altri tornino ad essa. E quindi da quel punto di vista ha una concezione proprio che non regge la trasformazione del mondo, insomma. Certo. Lei, McLuhan, come l'ha aiutata a capire Benedetto contro Francesco? Dunque, Marshall McLuhan, che è uno dei più grandi studiosi, no, di media, inventore di una disciplina con un brutto nome che potremmo definire mediologia, ci spiega una cosa molto semplice, e cioè che il medium è il messaggio, no? È una frase trita ritrita che conosciamo tutti. Che cosa significa? Significa che i media non sono semplicemente dei canali vuoti attraverso cui passa il messaggio, ma in base alla differenza tra medium e medium trasformano il messaggio. Secondo McLuhan, la Chiesa Cattolica questo non l'ha mai capito. Questo è il punto centrale. Cioè lui dice... O l'ha capito tardi? L'ha capito tardi? Io non sono molto d'accordo con il maestro McLuhan, perché lui per esempio dice che la Chiesa nel Concilio di Trento non ha capito la grande trasformazione, e non ha capito soprattutto di essere nata, dice lui, dall'alfabetizzazione, dall'alfabeto. L'alfabeto consente di interiorizzare, ma consente anche l'apertura imperiale, no? La scrittura consente agli imperi di espandersi. Lui, secondo lui, la Chiesa non l'ha capito molto bene. Io non sono molto d'accordo, però lui dice una cosa: la Chiesa sicuramente non ha capito la rivoluzione elettrica, cioè la trasformazione che i nuovi mezzi di comunicazione fanno. Questo è molto importante, mi ci soffermo un secondo. La comunicazione elettrica e della rete, soprattutto oggi, implica una comunicazione che non è più dall'uno ai molti, ma dai molti ai molti, no? Cosa che noi sperimentiamo ogni giorno. Secondo McLuhan la Chiesa non l'ha capito. Il punto è, la domanda centrale, come fa un'istituzione che da 2000 anni è centralizzata e impermeabile, quindi presuppone il messaggio ai molti, ad adattarsi ad una realtà del genere? Questa è una domanda fondamentale. Io sono convinto che soprattutto in alcune caratteristiche, in alcune dichiarazioni dell'ordine dei Gesuiti e di Papa Francesco, questa cosa sia stata capita, perché Francesco concepisce una Chiesa a rete, cioè la sua Chiesa non è più centralizzata, lui anche fisicamente non sta più al Vaticano, si è spostato fuori, no, a Santa Marta, e apre il giubileo, l'ultimo giubileo lo apre aprendo una Chiesa in Africa, insomma, cioè ha una visione della Chiesa che non è più centralizzata, perché ha capito che la Chiesa deve essere, come è stato definito, un network globale, una rete globale. La domanda è, e quindi da questo punto di vista McLuhan e i gesuiti che stanno intorno a Papa Francesco l'hanno capito benissimo, il punto è possibile sviluppare una comunicazione controllabile e centralizzata all'interno di una struttura a rete di questo tipo?
Domanda, non lo so, nel senso che bisognerà vedere, ragioniamo sempre sul fatto che la Chiesa Cattolica si costruisce nei secoli e nei millenni, quindi se pensiamo ad una soluzione immediata nei prossimi 10 anni sbagliamo, noi la dobbiamo vedere sempre in prospettiva. Secondo me l'unica soluzione è che riesca, come sta cercando di fare, di mantenere in qualche maniera il suo ruolo centralizzato, ma allo stesso tempo adattarlo ad un tipo di comunicazione, appunto a rete, che si sta sviluppando. È una scommessa molto difficile. Dunque, l'apertura al mondo moderno da quel punto di vista era difficile, insomma, ecco, perché presupponeva appunto una struttura fortemente centralizzata. L'idea che c'è adesso, che è un'idea gesuitica, è completamente diversa, insomma, no? Quindi presuppone una chiesa che entri nel mondo, che è una cosa molto diversa in effetti, no? Cioè una chiesa di grado zero, come dice Francesco, che dice non esiste più la Christianitas, non ci siamo più noi e il resto del mondo, cioè il mondo e noi stiamo dentro. Quindi dobbiamo in qualche maniera adeguarci, essere un ospedale da campo dopo la battaglia, dice Papa Francesco, ed adeguarci a questo anche nella comunicazione, insomma. Chiarissimo. Senta, io la ringrazio molto per averci spiegato e parlato del suo libro, la invito a farcelo vedere. Allora, Benedetto contro Francesco, una storia di rapporti tra cristianesimo e media, scritto da Fabio Tarzia prima della scomparsa di Benedetto della scomparsa di Benedetto XVI, il cui titolo anche è stato concepito prima, sempre prima della scomparsa di Benedetto XVI, edito da Mimesis Meltemi nella collana Nautilus. La ringrazio molto della sua disponibilità. Grazie.